Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Partirei con la prima domanda. Ormai è un cliché, ormai è una cosa più semplice. La domanda più semplice, forse, o la più complessa che ti andrò a fare questo pomeriggio. Chi è Vinci? Effettivamente forse la più difficile da spiegare. Vinci è una parte di me nuova, sicuramente, che è quella, diciamo, che è dedicata alla musica, perché è quella Vinci che cercherà di essere un po' più estroversa e meno timida, che poi è quello che sono io. E quindi è una nuova creazione, non lo so, è un personaggio che sicuramente mi aiuterà a entrare nel mondo della musica un po' più in modo rilassato, perché io sono molto timida come persona, invece cercherò di creare un personaggio che non lo sia, insomma. Perché c'è una parte di me che è quella, diciamo, con i piedi per terra, quindi, diciamo, io faccio ingegneria, insomma, studio, e quindi non ho, sì, ho sempre avuto il sogno, ovviamente, di fare la cantante, pubblicare le mie canzoni, però c'è una parte di me molto razionale e una parte di me invece che è quella sognatrice, quella parte è sicuramente Vinci, come intesa come personaggio. Non so se, insomma, mi sono spiegata o... A questo punto possiamo dire che Vincenzina è un altro pianeta. Sì, racchiude tutte le mie insicurezze, quello che sono stata e quello che sarò comunque. Però è una parte di me che non mostrerò, diciamo, mai, penso. Anche se è molto spiegata nelle mie canzoni, perché Quadro Perfetto non è l'unica che ho scritto, anche se è la prima che ho pubblicato. Proprio perché con la musica riesco ad esprimermi molto di più, ecco perché dico che Vinci è la parte più estroversa di me, la parte che comunica anche con gli altri, invece Vincenzina no. E a questo punto parliamo del primo brano di debutto, perché poi ce ne saranno altri, quindi. Però come nasce questo brano, soprattutto come nasce il titolo, come hai tratto ispirazione? Allora, il brano l'ho scritto un po' di anni fa, almeno 3 anni fa, quindi nella fase un po' adolescenziale in cui si vede magari una grande storia d'amore, con tutta rosa e fiori, tutta come un quadro perfetto. E, non che adesso io sia molto più grande, però avendo vissuto una bella relazione, questo sicuramente mi ha ispirato nello scrivere la canzone. Poi Quadro Perfetto perché la mia memoria funziona molto a immagini, quindi spesso diciamo che è come se io fotografassi dei momenti della mia vita, e quindi nella canzone descrivo semplicemente questo, cioè dei bei momenti che ho vissuto. E poi anche nell'evoluzione della canzone si capisce che le cose non sempre vanno come uno si aspetta, però si resta sempre un quadro perfetto, nel senso che i ricordi rimangono sempre impressi. Quando nasce l'idea di fare musica? C'è sempre stata, nel senso che io da quando ero piccola, piccola, canto, canticchio, e poi ho iniziato a fare canto proprio, fare lezioni di canto, e piano piano ci fu una mia insegnante di canto, la prima insegnante di canto, che mi disse: ma perché non provi anche a scrivere qualcosa? Infatti non pensavo di esserne capace. Poi, mettendomi al pianoforte un po', spesso magari quello che penso lo scrivo, e quindi unendo le due cose, quindi la melodia con testi e cose mie già scritte, in momenti magari in cui mi sentivo particolarmente ispirata, dello scrivere qualcosa,
mi hanno poi fatto rendere conto che in realtà non mi viene così difficile scriverle le canzoni, perché racconto semplicemente cose che non riuscirei a spiegare a parole, così come le spiego con la musica. Nascono Il mio prima modo le di esprimermi. Ah, sì. Nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure nascono insieme, nel caso tuo? Dipende. Ci sono delle volte in cui scrivo non perché penso a una canzone, ma perché per sfogo personale, diciamo. E poi nel momento in cui magari sono così al pianoforte, mi viene in mente una melodia, provo ad adattare il testo. Invece ci sono altre volte che prima c'è la melodia e poi il testo. Però, insomma, viene tutto più o meno in un breve periodo, nel senso che dipende molto da se sono ispirata o meno, mi vengono anche insieme, dipende. Non c'è una risposta precisa. Mentre la copertina del primo singolo, da che nasce l'idea? Allora, io ho lavorato la copertina, insomma, la cover, quella che si vede. Sì. Sì. Questa è stata un'idea, diciamo, un po' mia, un po' del mio produttore, un po' del grafico, insomma. Allora, la base, diciamo, della copertina è la semplicità, perché non mi interessava, diciamo, mostrare niente di che, nel senso, sono io e la mia musica e basta. ho voluto una cosa più semplice possibile. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato, comunque tra ispirazione o ti ha dato quell'A per poi anche di crescere? Ci sono molti artisti che io ascolto che mi piacciono, sia italiani che americani, magari o comunque stranieri. Non ce n'è uno in particolare che mi ha ispirato questa canzone o in generale quelle che ho scritto. E quindi direi che è più un mix generale tra quello che ascolto. Io canto molto Mia Martini o Mina, o Giorgia, Elisa, o così come altre cantanti americane tipo Beyoncé, Christina Aguilera, Whitney Houston, quindi c'è un mix di roba principalmente nelle mie canzoni, però cioè, mi ispiro a loro, ma non nel senso mi piace cantare le loro canzoni, ma cioè, le mie canzoni sono diverse rispetto a quando magari faccio una cover, cioè nel senso per me fare una cover è una cosa, scrivere le mie canzoni, cantarle nella mia maniera è un'altra. Quindi non c'è una persona precisa a cui mi ispiro, diciamo. L'emozione che hai provato perché prima hai scritto le canzoni, ti sei messa al piano, hai scritto le canzoni, ma l'emozione di poi registrarla e farla ascoltare veramente a tutti, perché il brano è online, che sensazione provi a questo punto? Già la prima volta che sono entrata in studio è stato molto strano, perché sembrava tutto più grande di me, cioè, io mi sentivo piccola piccola, lo studio enorme, io immersa, diciamo, in questo ambiente meraviglioso dove si può realizzare qualsiasi cosa, quindi è stato molto bello. All'inizio ovviamente ero un po' timida anche nel cantare, nello sperimentare il modo di arrangiare la canzone o nel mostrare semplicemente le mie canzoni a qualcuno, al di fuori, diciamo, dei miei familiari o di chi mi sente cantarle in casa, quindi è stato strano già quello. Poi anche l'idea di pubblicarla, ci ho messo parecchio per realizzarlo, ancora adesso che l'ho pubblicata in realtà non l'ho realizzato del tutto, cioè l'idea che chiunque possa ascoltarla non ancora mi è entrata bene in testa, sono molto molto contenta, spero che piaccia, però è un passo avanti, perché è come condividere un pezzo del mio mondo con tutti, quindi è difficile, però al contempo bellissimo, quindi sono contenta. Ultimamente hai fatto diverse interviste, escluse le nostre, perché ormai noi partiamo con domande abbastanza strane. Ti è stata fatta qualche domanda che in realtà hai dato una risposta, poi però
quella domanda forse non aveva né senso logico, comunque vada, era come dire che cos'è la musica per te, oppure cose, comunque una domanda abbastanza banale. Sì, in generale, cioè è difficile spiegare quando, cioè più la domanda è generale, tipo perché ti piace la musica, perché hai, non so, scritto questa canzone, da dove, cioè insomma sono tutte domande difficili di base, nel senso che non ho risposte precise, quindi non so. Non c'è una domanda in particolare che però... Cioè forse quella che mi ha messo più in difficoltà finora è rispondere a chi è Vinci. Questa forse è stata quella più difficile. A questo punto già, vedi, abbiamo già messo un record. E le emozioni che provi... Noi andiamo anche per il fatto delle emozioni, ma cantare davanti a un pubblico, in realtà, a questo periodo è un pochettino difficile, però cantare davanti a un pubblico che poi ti ascoltano all'inizio con quel silenzio, che ti guardano e cercano, e poi quando parti loro ti emanano quell'energia e tu la trasformi nella tua musica. Che sensazione provi? Allora, all'inizio, cioè le prime volte che ho cantato in pubblico ero terrorizzata e quindi ricordo semplicemente magari le luci puntate in faccia, e quindi l'emozione l'ho vissuta poco all'inizio, quando ero più piccola. Poi, man mano che ho cantato in pubblico, insomma, c'è sempre una prima fase di panico in cui magari ho ancora un po' paura del palcoscenico, però più vado avanti più riesco a sentire l'emozione. Nel momento in cui sono sul palco si sente l'emozione proprio in tutto il corpo, perché se all'inizio magari salgo sul palco un po' indecisa, un po' con la paura di sbagliare, una volta che comincio a cantare, specialmente mi è capitato di cantare ultimamente la mia canzone davanti a un pubblico, cioè è stata un'emozione grandissima, perché è una cosa inaspettata, perché nel provarla magari in camera mia o comunque davanti a poche persone, uno pensa magari alla tecnica e queste cose così. Nel momento in cui ci si trova davanti a un pubblico con le luci puntate addosso, diventa tutta emozione, cioè la tecnica la dimentico ed è tutta emozione, si sente in tutte le parti del corpo ed è bellissimo e inspiegabile anche. Però spero di superare la paura del palco completamente, perché altrimenti la vedo difficile. Prima di salire sul palco fai gli esercizi, qualche tuo collega lo fa. In realtà qualche tuo collega che abbiamo sentito, anche importanti, ci hanno detto in realtà quando salgo sul palco, prima di salire sul palco pensano ma chi mi fa fare? Poi in realtà sì, davanti c'è la quarta, nel teatro si chiama quarta platea, nel tuo è comunque pubblico, è sempre una quarta platea, però vedi, dopo quando tu scendi dal palco le persone ti si avvicinano e che cosa ti dicono oltre ai complimenti? Sì, no, sono principalmente complimenti magari sulla canzone, sulle parole, su come l'ho interpretata, oppure dipende anche da chi me li fa i complimenti, se è qualcuno che mi conosce già o meno. Chi mi conosce sa che magari 2 secondi prima di salire sul palco ero super in ansia e cose così. Chi non mi conosce invece a volte mi dicono no, sembravi molto a tuo agio, molto disinvolta in realtà. non è così. Poi io spero di trasmettere quello che sento quando canto, poi devo ancora fare esperienze. Secondo me, anche di palco intendo, proprio di rapporto col pubblico, anche perché negli ultimi anni è stato un po' difficile, dato, diciamo, data la pandemia. È un po' Ormai difficile. È un po' di tempo comunque. Sì, è vero, un pochettino difficile. Ci sarebbe qualche artista che ti piacerebbe dire, se la mattina ti si presenta dicendo vorrei fare una collaborazione, o featuring, comunque una collaborazione, con chi ti piacerebbe fare una collaborazione? E soprattutto perché quella persona, secondo te? Allora, c'è per esempio Noemi, anche che come artista mi piace davvero tanto, sia per la voce che per il fatto che la vedo molto, diciamo, affine a come sono io, perché per me è una persona molto semplice.
cioè, nel senso, è molto semplice, elegante, trasmette le sue molte emozioni anche nelle sue canzoni. Vabbè, poi ha una voce spettacolare, questo è un altro conto. Mi piace particolarmente il suo stile, proprio oltre alle canzoni. E poi, vabbè, ovviamente ci sono cantanti come Elisa o Giorgia che io ascolto magari da quando ero più piccola, anche in macchina con mia madre, mi ricordo, ho questi ricordi e quindi mi piacerebbe particolarmente. Anche se il mio cantante preferito è comunque Ligabue da quando sono piccola, quindi conoscere lui sarebbe davvero un sogno, poi collaborarci ancora di più. E abbiamo fatto un bel giro di tante cose per poterti conoscere. E è stato un piacere intanto conoscerti perché effettivamente sei bravissima. Tanti complimenti per il Grazie. brano. E a questo punto, se ti dovessi porre una domanda per chiudere o comunque per poi darci un arrivederci, perché siamo qui, quale domanda ti faresti? Domanda fatta a me stessa o Sì, perché cosa ti domanderesti? se ma in realtà non è una domanda, è più un augurio, insomma, che faccio a me stessa. Spero di andare avanti in questo percorso che ho iniziato con questa canzone, quindi di scrivere altre canzoni, pubblicarne altre. Spero di arrivare anche, cioè spero che le mie emozioni arrivino al pubblico e spero che diventi ovviamente sempre maggiore, ma non tanto perché cioè, per una questione di diventare famosi o meno, è più perché vorrei che la mia musica magari anche aiutasse qualcuno, comunque si avvicinasse a quello che qualcuno sente, perché cioè, a me principalmente piacciono delle canzoni di determinati artisti quando sento le emozioni che trasmettono e spero di riuscirci anche io magari un domani con più persone possibili. Quindi possiamo dire che il primo sogno si è realizzato, adesso per il cassetto è tanto pieno di sogni che bisogna portarli fuori, non bisogna chiudere il cassetto, giusto? Questo infatti spero di riuscirci, di superare anche un po' la timidezza iniziale e continuare su questa strada. Hai fatto teatro? Sì. Recitato? Sì. Ah, quando hai fatto teatro? Sì, nell'età più o meno secondo, terzo liceo, quindi sempre più o meno l'età in cui ho scritto forse la canzone, a scuola. C'era il corso di teatro iniziato, all'inizio pensavo di non esserne capace anche in quell'occasione, invece poi è stato bellissimo. Hai utilizzato il vocal coach o c'è un vocal coach che ti aiuta per migliorare o per farti crescere anche? Giusto per informazione. Sì, io continuo a fare comunque, beh, per il canto, no? Continuo a fare lezioni di canto. Ci vado perché non voglio mollare comunque, anche la tecnica è importante comunque al di là della storia delle emozioni. Quando canti, in realtà poi durante la canzone, quando scrivi la canzone, la canti, non è sempre ti esce uguale perché ogni canzone ha una vita propria, quindi durante, dipende anche chi c'è davanti, la canzone poi prende un po' vita, un pochettino, anche se è nel suo cliché, lo standard è quello, però la suoni e la canti in modo diverso. Sì, per esempio è completamente diverso quando la canto da sola in camera mia, io e il pianoforte, quando invece magari la canto davanti a un pubblico con la base, insomma, più strumenti. È diverso perché c'è come posso dire, un'emozione comunque diversa, magari quando sono da sola sono molto concentrata sui miei pensieri o insomma. C'è un'intimità tra me anche e lo strumento che sto suonando e che è difficile, diciamo, mostrare anche poi davanti al pubblico. Quindi è effettivamente diverso. Nel momento in cui magari la canto davanti agli altri, penso a quello che sto dicendo effettivamente e cerco, è come se lo volessi dire a tutti quelli che ho di fronte, diciamo, quando insomma, cerco di trasmettere. Okay.
Allora, grazie per la chiacchierata, grazie di avermi ascoltata. Spero che la canzone vi sia piaciuta, insomma, spero che si ripeta anche un'occasione del genere, magari anche per altre canzoni. Niente, grazie. Piceno Game presenta l'intervista di Pietro.